evitare che la quarta ondata ci travolga, consegnandoci inevitabilmente come conto un nuovo lockdown. Tra governo e regioni un accordo da limare rapidamente esiste già. La stretta per evitare che anche l'Italia arrivi alle situazioni preoccupanti che stanno vivendo Austria e Germania è ormai inevitabile. Salvaguardare i vaccinati, invocano le regioni, tenendo presenti le festività alle porte e quanto sia importante per la ripresa del nostro paese evitare, specie in questo periodo, una nuova e totale chiusura. Il nodo principale su cui studia il governo, proposto dalle regioni, è certamente il Super Green Pass, certificato verde che sarebbe garantito soltanto a vaccinati e immunizzati, non più a coloro che eseguono solo il tampone. Chi non ha fatto le dosi di vaccino, non è guarito dal Covid, dunque non potrà più sedersi al ristorante, andare al cinema o allo stadio, a fare colazione al bar, al centro commerciale o a sciare. Con il tampone, la cui validità oraria ed efficacia per quelli rapidi sono pure in discussione, si accederà soltanto al posto di lavoro oppure nei luoghi ritenuti necessari, come il supermercato. Un lockdown per non vaccinati, sostanzialmente, con il duplice scopo, spiegano i governatori, di fermare l'avanzata della pandemia, che preoccupa di nuovo le strutture ospedaliere, ma anche non penalizzare chi il vaccino ha scelto di farlo. Chi è vaccinato deve avere minori restrizioni, è il vero punto, e chi arriva dagli stati esteri, specie quelli che registrano più contagi, deve essere maggiormente controllato. Al vaglio anche la necessità del Green Pass su base metro, come anche la durata del certificato verde, che potrebbe abbassarsi da 12 mesi a 9 o addirittura 6. Si riparla dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto, come del colore delle regioni. Il punto è adottare le eventuali misure a prescindere o aspettare che diventino gialle o arancioni. Infine, l'obbligo vaccinale, tema caldo e complesso, anche questo allo studio di governo ed esperti, quantomeno per alcune categorie, come i sanitari dell'RSA, gli insegnanti e le forze dell'ordine. Di certo c'è che si accelera sulla somministrazione della terza dose. Di fianco alla linea dura per i 7,6 milioni di Novax, verrà incrementata il più possibile la somministrazione del richiamo, fattibile dopo l'ok dell'AIFA dopo 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.